quando a tale quale il ricordo di Pino Daniele. Bravissimo, bravo. Altra stella. Ah, vai bene, bene. Grazie. Grazie. Vincenzo, inizio da te. Io ho avuto... Posso dire una cosa? Dimmi, certo. Non mi è partita la voce all'inizio. Bello. Ma è stato bello. Va bene, ma guarda che... È stato bello per quello. Poi dopo l'ho ripresa. Io ho avuto il privilegio di conoscere Pino, che ha fatto le musiche, la colonna sonora al mio secondo film, quindi è stato un grandissimo omaggio. E sono emozionato perché secondo me sei riuscito a cogliere in pieno l'urlo a bassa voce. Pino aveva una voce che era un urlo silenzioso per lui, ecco, era un pianto silenzioso. E devo dire che è anche impressionante il lavoro del nostro reparto trucchi e Loretta. Veramente un omaggio meraviglioso, commovente. Pensare a Pino e questa canzone e non pensare a Troisi è impossibile. Beh. E quindi c'è una sorta di commozione generale. Bravo. Giorgio. Sì, in effetti io mi sono lasciato andare alla canzone, ci ho creduto, cioè c'ero dentro. A questo omaggio, hai detto giustamente bene tu all'inizio, quando sei partito, infatti ho detto oi dentro di me. Però poi è vero, l'hai ripresa, avevo capito che c'era anche lì grande attesa e grande emozione, però ripeto, ce l'hai fatto vivere. Qualsiasi sia l'omaggio che viene fatto a questo grande artista, va sempre bene. Leonardo, per chiudere. Io quando da casa vedo questi omaggi mi emoziono sempre, stasera in modo particolare, ho chiuso gli occhi, ho ascoltato la canzone e credo che l'unico aggettivo vero vada veramente a Pino Daniele, che è immenso.